Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi farò vedere come sia possibile disattivare il freno di stazionamento anche senza avere la cintura. Che per chi ha un Audi A4, una 5 o un Q3, un Q5 sa di cosa stiamo parlando, che nel momento in cui noi abbiamo il freno a mano inserito e andiamo a mettere la macchina in D e andiamo a accelerare, il freno a mano non si stacca, vedete? A meno che, come in questo caso, non andiamo a mettere la cintura. Adesso vi farò vedere. Con la cintura messa, nel momento in cui noi andiamo ad accelerare, si stacca il freno a mano, vedete? Con la cintura messa, basta solo dare un colpo di accelerazione, si stacca il freno a mano. Nel momento in cui andiamo a disattivare, togliere la cintura, tale funzione non avviene più. Quindi il freno a mano inserito, andiamo ad accelerare, vedete? Anche se acceleriamo non si stacca. Noi che andiamo a fare? Andiamo ad attivare questa funzione, che anche se non abbiamo la cintura, tranquillamente basta salire in macchina, accelerare e si disattiva il freno a mano. E adesso vi farò vedere come si fa. Come sempre, questa codifica la facciamo nel VCDS, con il VAG collegato alla macchina tramite il suo cavo, vedete? Perfetto. Una volta collegato il computer alla macchina tramite il cavo VAG, andiamo ad aprire il programma, il VCDS. Prima di entrare nelle centraline, andiamo in controllare. Ci andiamo a selezionare la nostra macchina, in questo caso parliamo di un Audi A4, una B8, una 8K, e ci facciamo la scansione di tutte le sue centraline. Io in questo caso la scansione già l'ho fatta, così da abbreviare un po' il video, che altrimenti il video diventava un po' troppo lungo, perché nel momento in cui noi andiamo a fare la scansione di tutte le centraline ci metterà comunque del tempo, ci vogliono comunque dei minuti. Per abbreviare questa cosa, io già l'ho fatta io prima di iniziare a fare questo video. Nel momento in cui una volta fatta la scansione ci dà qualche problema, qualche anomalia o qualche guasto all'interno delle centraline, stesso qua scritto cancellare, vedete? Cancellare guasti. Selezioniamo cancellare guasti e andiamo a cancellare tutti gli eventuali guasti all'interno del nostro sistema. Una volta fatto ciò, andiamo a chiudere questo sistema e andiamo in selezione delle centraline. Una volta fatto ciò, andiamo nel freno di stazionamento, la centralina al freno di stazionamento, la 53, ce la selezioniamo, ecco qua, e andiamo in accesso di sicurezza, selezioniamo accesso di sicurezza e andiamo a mettere questo codice che ci dà 25194. 25194. Chiudiamo la nuvoletta, andiamo in accedere, accesso di sicurezza accettato, ok, e andiamo in adattamento. La centralina, vedete, questo qua è scritto 10 vicino, ok. Una volta entrata nella centralina andiamo a mettere il canale che a noi interessa, o andiamo nel menu a tendina come sta scritto qua, oppure viceversa andiamo nel canale che a noi interessa. Dobbiamo andare nel canale 07, immettiamo il valore 07, andiamo su leggere e ci dice, vedete che già c'è, è riportato 1 questo valore, perché ci dice che il freno di stazionamento solo disattiva solo con la cintura. Noi che dobbiamo fare? Da 1, come vedete impostato qua, andiamo a mettere a 0, che andiamo a disabilitare questa funzione, che con il freno di stazionamento si disattiva anche senza la cintura. Andiamo a mettere dal valore 1, cancelliamo e mettiamo lo 0, chiudiamo questa tendina, verificare, ok, 0, salvare, siete sicuri? Per quello vi chiede comunque, siete sicuri di andare a fare questa modifica? Selezioniamo sì. Ok, per controllo andiamo di nuovo a leggere se il valore è stato immesso, ecco, nuovo valore 0, e
usciamo dalla centralina, usciamo e riusciamo. Ok, una volta fatto ciò non ci resta altro che controllare se questa modifica è stata avvenuta. Come vi dicevo prima, una volta che mettiamo il freno a mano, se andiamo a schiacciare sul pedale dell'acceleratore, almeno che non abbiamo la cintura, non si disattiva. Noi in questo caso vi faccio vedere come anche senza la cintura si disattiva il freno di stazionamento. Vedete? Io abbasso e accelero, si disattiva il freno a mano, vedete? Questa funzione qua è solamente una funzione di comodità, che per chi utilizza tutti i giorni la macchina, e anche se loro se la deve spostare, comunque deve fare anche, diciamo, in un parcheggio, spostarla, nel momento in cui noi andiamo solo ad accelerare non ci stacca il freno a mano. In questo caso, con questa codifica, noi nel momento in cui andiamo ad immettere il freno a mano, basta anche solo dare un colpetto di acceleratore, si toglie il freno a mano, vedete? Ok. Ragazzi, spero che come sempre questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella e per qualsiasi cosa scrivete quello che vi può interessare nei commenti. E quello che posso fare, sono sempre lieto e felice di potervi aiutare. Ok ragazzi, per il resto che dirvi? Al prossimo video, ciao ragazzi!